che poi comunque riguarda. È stata approvata dal Consiglio Comunale la proposta di adottare un nuovo regolamento di pulizia mortuaria elaborato in base a precise necessità che richiedevano da tempo una risposta. Nello specifico sono state snellite alcune procedure per i servizi cimiteriali che riguardano i diritti dei genitori che hanno perso un figlio e quelli delle persone che convivono o che si sono unite con matrimonio in forma civile. Assessore, avete dato una risposta alle tante richieste pervenute dai cittadini. Quali sono le novità? Le novità, ci tengo intanto a dire che sono novità sia comunque maturate da un cambio del quadro normativo che nel tempo si è evoluto, ma anche dalle esigenze che la cittadinanza negli anni ci ha rappresentato. In questo settore sappiamo che la sensibilità è tanta e bisogna comunque essere in grado di operare, di raccogliere indicazioni con cura. Una delle azioni che abbiamo introdotto, al netto che non cambiano i diritti di concessione, di durate, ma anzi vengono comunque ampliate le possibilità per la cittadinanza, viene introdotta un elemento molto importante, che è la possibilità per i genitori che perdono i figli di poter prenotare uno spazio cimiteriale, un loculo o una sepoltura a fianco degli stessi. Questo è un gesto di sensibilità nei confronti comunque delle famiglie e le richieste purtroppo ci sono. Un'altra novità, ha proseguito l'assessore, riguarda l'equiparazione dei diritti legati alla concessione e al ricongiungimento del coniuge, che ora sono estesi anche ai conviventi di fatto e agli uniti civilmente. Un altro elemento di sicuro interesse importante per la cittadinanza è la possibilità di prenotare e acquistare loculi per persone viventi, anche in caso di non ricongiungimento, ma prenotarlo ed acquistarlo, nel caso in cui ci siano spazi sufficienti e nuovi loculi per poterlo fare. E sappiamo, come abbiamo già avuto modo di comunicare alla stampa, che ci sono comunque nuovi loculi che abbiamo messo in programma nel piano triennale, sia in questa annualità che nella prossima, per due nuovi padiglioni a Rosciano, al cimitero di Rosciano.